Io ho imparato a combattere a Spargo City. E in questa pista anche tu dovrai dare il meglio di te nel combattimento per sopravvivere. Taglia le curve e sfreccia più veloce che puoi. E forse potresti arrivare ultimo, ma intero. La gara è partita! Arriva l'eroe oscuro! Questo è per te. Levati! Prendi questo. L'hai detto tu, GT. La situazione sta diventando folle. Mi piace, ma sono le regole del gioco. Chi osa attaccarmi? Senti questo? No! Arrivederci, grazie! Prendi questo, prendi questo! Togli di torno a rudere! Il vincitore taglia il traguardo! Questa è una sfida a tempo. So che puoi imporre velocità folle a quel bolide, quindi vai là fuori e scatenati. La gente ricorderà solo i tempi più veloci. Non ci sono punti per i più lenti. La luce è verde! Attenzione!
giro finito. Guardate come risplende! Un nuovo veicolo per il vincitore! E indovina! Hai vinto un parafango anteriore! Becker, mostragli cosa hai vinto! Questa è una qualificazione per un gran premio, Jack! Devi vincere una medaglia d'oro in ogni gara di qualificazione per poter partecipare al grande evento! Benvenuti appassionati di corse a una nuova edizione del GT Blitz Show! Cosa ne dici, Packer? È una stagione grandiosa, vero? Sì, GT, è veramente una... Ottimo! Beh, oggi si affrontano due tra i migliori piloti in circolazione. Allora, Racer, dimmi, come ti senti a partecipare a uno dei più importanti eventi al mondo, il mio show? Bene, come ben sai, sono fermamente convinto che il nostro sport debba evolversi. Ci serve più azione. Più emozione, più pericolo. Splendido, splendido! Dimmi, Jack, come ti senti sapendo che entro la fine della stagione uno tra te e Razor sarà morto? Devi essere veramente motivato per continuare a correre in questa situazione. Beh, moriamo dalla voglia di vincere! Si dice che il misterioso boss Mizzo potrebbe essere coinvolto. Il nome di Mizzo è stato fatto troppe volte per essere uno che vuole restare nell'ombra. Avete sentito bene, amici. Questi due grandi piloti sono pronti a scontrarsi e noi saremo qui a identificare i loro corpi. Benvenuti a questo evento di qualificazione per il Gran Premio Coppa Verde. Tutti i nodi stanno venendo al pettine in questa stagione e questa gara mette tutte le uova nello stesso paniere. Credete, alcuni si romperanno oggi.
regalo per te. Salve appassionati dell'alta velocità, siamo in diretta dalla non particolarmente attraente Apex City per una gara del tour mondiale. Sì, ora siamo internazionali. Nella gara di oggi alcuni veterani sfideranno dei piloti alle prime armi e il vostro blitz è sicuro che sarà molto divertente. Andiamo ora dietro le barriere di protezione per vedere cosa succederà in gara. Restate collegati. È bello essere tornati a Ven City, vero Dolcezza? Sono commosso! Stavo parlando con Ashley. Lo sapevo. E noi che credevamo che questa città fosse dura, al confronto con Crash City è un parco di divertimento! Continuo a non capire perché Crew ha fatto tutto questo per un trofeo. La cosa puzza. Ehi, mi sono lavato oggi! Volevo dire che Crew ci ha nascosto qualcosa. Col sapone! Ha sempre un tornaconto. Probabilmente hai ragione. Mentre siamo a Heaven City, guarderò tra le cose di mio padre per scoprire qualcosa. Bene, ottima idea. Packer, mostragli cosa hai vinto. Questo è un deathmatch, Jack. So che è uno sport terribile, ma non fare prigionieri. Ti assicuro che gli avversari non si faranno scrupoli. Se c'è qualcosa che mio padre mi ha insegnato, è che solo i più forti sopravvivono. Uccidi a più non posso e vinci! Thank you.
sistemato, eh? Eccoti un regalino. Sì! E adesso festeggiamo! Hai vinto un nuovo accessorio! È una speciale sfida a tempo, Jak. Completala nel minor... Dovrai affrontare... È una speciale sfida a tempo, Jak. Completala nel minor tempo. Guarda la mia... Pronti? Via! Finito!
Abbiamo vinto! Ora che ho finito di metterlo a punto, questo mezzo potrà veramente volare? Grazie alle mie innate doti di meccanico. Bene, hai messo due mani di cera o solo una? Una, ma in questo modo sarà molto più veloce. Ehi, ragazzi, volevo solo avvisarvi che sta per svolgersi una gara nel Colosseo di Crass City. Arriveranno piloti da tutto il mondo per correre. Io ho intenzione di sconfiggerli tutti quanti. Buon pro ti faccia! Non volevo che perdeste tutto il divertimento. Ho bisogno di avversari di buon livello e mi piacerebbe vedervi umiliati. Forza, perché non partecipate? Io sarò quello che ride dalla tribuna. Concentrati, Jack. Dobbiamo vincere in questa arena. Gioca secondo le regole ed elimina gli avversari o saremo nei guai. Mio padre conta su di te. Io conto su di te. I tuoi amici contano su di te. Buona fortuna. Via, cominciamo! Arrivederci e grazie! Ci si vede, ragazzi! Sto arrivando! Tutti fuori dai piedi! Un altro per me! Che ne dici? Ti è piaciuto? Vengo a prenderti! Oh my boca! Boom! Li prenderò tutti! Ne ho preso un altro! Viaggiante, ma queste sono le gare. Amico, che ne dici di un set di ruote nuove? Becker, mostragli cosa hai vinto. Ecco un'altra corsa lunga, Jack. Ricorda che la velocità... Bentornato a Haven City. Ti ricordi il posto, vero?
Questa città ha già visto molti combattimenti, ma le sue strade saranno ancora più insanguinate adesso che sei arrivato tu. Sta attento e guardati dai ritardatari. Ti colpiscono alle spalle prima ancora che tu capisca cosa ti sta attaccando. Pronti? Via! Luce verde, partenza! Non posso credere a quello che vedo! Questa è la mia pista! Ecco un po' di dolore. Caduta tutti! Ti farò molto male, vedrai. Ecco cosa significa gareggiare! Bacia il muro. Mi vendicherò ben presto. Oh, ora sono ferito. No!
impazzisce! Che gara! Presi! Arrenditi! Avete perso! Guarda il tuo nuovo tettuccio! Eccoci al Gran Premio Coppa Verde. Quell'infame carogna di Cleaver cercherà di colpirti. Quindi guardati le spalle e tieni pronte le armi difensive. Questa sfida è composta da 3 gare, quindi stai vicino ai primi e cerca di non perdere posizioni. Due dei grandi favoriti della giornata sono qui con me. Cleaver, il duro, muscoloso campione dei tracciati e un piccolo, veloce, agilissimo pilota, Jack. Allora, Jack, gira voce che ci sia una grossa taglia su di te. Tutti ti vogliono morto. Tutti, tranne me, ovviamente. Con te si ottengono ottimi ascolti. Minacce e taglie non ci spaventano, la morte non ci spaventa. Ehi, aspetta! Voglio che sia ben chiaro che io sono fermamente, ufficialmente contro la morte. In ogni caso... Vi distruggo tutti! Vi raggiungerò in pista e quando lo avrò fatto rimpiangerete amaramente di aver voluto partecipare a questa gara. Avete sentito, amici? La sfida è stata lanciata! È la più importante gara dell'intera stagione e sta per farvi scoprire... Come Jack e Dexter sono diventati eroi! Sta per cominciare un Gran Premio Coppa Verde. I veterani oggi daranno una lezione di velocità ai principianti. Bene, pronti a partire! Deve fare male. No! Non male. No!
ecco chi. La prima prova è finita! Sembra che Cleaver sia un po' scosso, ma non particolarmente agitato. Sta per cominciare un gran premio Coppa Verde! Oggi potrete vedere i principianti che affrontano i veterani. Semaforo verde! È troppo lento! Ora mi sto arrabbiando.
stato colpito! La seconda prova è finita! La competizione si fa sempre più serrata! Incredibile! Questa gara metterà alla prova le abilità di guida di Jak, che si troverà ad affrontare Cleaver, il duro e tenace malfattore infannolino! È una partenza a punità! Questo è per te. Wow! Attenzione! Devi provare molto dolore ora. Sì, Blitz! La situazione sta diventando interessante! Hai fatto male, Jak. No! Vai largo! Ce ne sono anche altri. Baciami, sparaurti! Prendi questo! No!
stanno inchiodando! Oh, deve fare molto male! Scherzare con me. Wow! Jak ha battuto Cleaver! Un risultato sorprendente che scuoterà le fondamenta di questo sport. Che sviluppo incredibile! Ecco il fortunato vincitore, signore e signori. Un risultato meritatissimo davvero. Hai dimostrato tutto il tuo valore, ragazzo. Qual è il tuo segreto? L'aria fresca. Un grande! Un grande! E vorrei anche ringraziare tutti i miei fantastici ragazzi! Certo, certo, lo facciamo anche noi. Dimmi, Jak, hai appena battuto uno dei migliori piloti in una corsa di qualificazione per il campionato. I tuoi risultati sono impressionanti. Non hai paura che ti uccidano per questo? Cosa? Cosa? Sono stato poco chiaro? Non sei preoccupato. A dirti la verità, credo di essere già morto. Ma questo non vuol dire che non possa portare qualcuno con me. Ottimo, hai fatto esultare il pubblico e questo è un bene per gli affari. Davvero un bello spettacolo. Alla prossima corsa. GT Blitz vi saluta e vi ringrazia. Hai creato un bello spettacolo. No, oh, è tutto uno show. Lo facciamo per soddisfare i pezzi grossi. Comunque farei attenzione. Ho sentito dire che Miso aveva scommesso molto su questa corsa. E che ha perso. Spero che stesse guardando. Oh, ne sono sicuro. Accidenti! Una nuova strepitosa auto! Ehi, guarda un po', hai vinto una nuova auto! Jak, questa corsa è davvero importante. Il Tour orientale è una gara molto lunga, piena di curve e sorprese. È un evento devastante che distrugge chiunque non tiene gli occhi aperti e non affronta bene le curve. Se rimani indietro dopo poco tempo, mantieni la calma e cerca di recuperare. Puoi farcela! Siete pronti per un po' di velazione? Via ragazzi e ragazze! Fare male.
folla sta impazzendo! Wow! Ecco un regalo! Oh sì, deve fare male! Grazie. Oh, chissà quanto si sarà fatto male. Questo è per te. Ci stanno sparando. Questa pista è un massacro, Jak. Tieni la testa bassa, i tuoi bersagli davanti a te o finirai arrosto. Ho visto battaglie molto dure qui, quindi tira fuori le armi pesanti e fagli vedere chi sei. So perfettamente come gareggiare. Ehi!
Ed ecco, semaforo verde! Non hai speranze! Vuoi conoscere il mio lato oscuro? No! Prendi questo, piccoletto! Go! Inferno degli eroi! E indovina! Hai vinto un parafango anteriore! Se ti piace l'azione, qui c'è una grande gara mortale lungo un anello acquatico. In questa competizione più armi possiedi e meglio è. Cerca di raccogliere più armi possibili. Tutto sarà perfetto se terrai sempre premuto il grilletto. Bella rima, vero? Buona fortuna! Partenza perfetta! Paraurti.
fare. Sono presa la libertà di cercare tra le cose di papà e sono riuscita a trovare il suo decoder. Ci sono molte cose sul disco, credo sia il suo diario. Vediamo. Io e Miso vogliamo le stesse cose, non ci fermiamo di fronte a nulla per averle. Così ho scommesso con Miso. Un accordo tra gentleman per evitare una guerra di gang tra di noi. Chi vince la prossima gara di campionato di Crash City si prende l'organizzazione criminale dell'avversario. Tutto ciò che devo fare è trovare un team migliore del suo, vincere la gara, così Miso e i suoi torneranno nel fetido buco da cui sono arrivati. Facile, eh? Ecco perché volevano vincere entrambi. E così mio padre ha fatto una scommessa con Miso. È stato collegato ai peggiori crimini di Crash City. Sicuramente ha pagato i migliori piloti per batterci. Quindi stiamo affrontando il peggior boss criminale del mondo che ha i migliori mercenari sulla piazza. E siamo stati avvelenati. Ho avuto giorni migliori. Devi credermi, Jack. Non sapevo che mio padre fosse coinvolto in tutto ciò. Non sapevo nulla di mio padre. Vinceremo noi. Tranquilla, non sei sola. Hai vinto un parafango anteriore! Bentornato nel deserto, amico. Qui i duri si induriscono e i deboli muoiono. Argo City non è mai stata la tua città, ma sarà un buon posto per morire. Un altro per me! Lo prendo io. Poi, lui è... Arriva il pilota russo! Sono un bersaglio troppo esposto. Wow! Lo prendo io! Li prenderò tutti! Un altro per me! Un altro per me. Ok, fa male. Tutti miei. Levati!
Sei troppo lento, incapace! Questo evento è pazzesco. È il fegato di giocare pesante in tasca il premio. E le donne? Prova a raggiungere i miei tempi record e vedremo di che pasta sei fatto. Sentite il rombo dei motori? Luce verde, partenza! Attenzione! Togli di torno e rudere! Spostati!
detto? Sì, aggiorniamo il libro dei record. Jak, fino ad ora sei messo bene in classifica. Ma anche se vincessi il campionato, come facciamo a essere certi che Miso manterrà la parola e se ne andrà? Chi lo sa? E come facciamo a sapere che Crew manterrà la sua? Senti, dolcezza, non mi importa niente di Miso se recuperiamo l'antidoto. I tuoi affari di famiglia sono un tuo problema. Ascolta, bazzico nel mondo del crimine da molto tempo. Se c'è una cosa che ho imparato è che la morte è sempre in agguato. Miso non lascerà testimoni. Vinto o perso, proverà a ucciderci. Non credo che dovremmo lasciargli questa possibilità. Mio padre non avrebbe. Non tocca a te decidere. E non mi sembra una buona idea prendere tuo padre come esempio di vita. Jak ti racconterà che fine ha fatto, vero Jak? Continuiamo a correre e a vincere. Poi ci penserò. Pronto a giocare con i grandi? Qui si prende e si scappa. Chiaro, Pivello? Solo i più affamati sopravvivono. Raccogli quello che puoi o sarai l'ultimo in classifica. E non c'è alcun divertimento a stare sotto, specialmente se sopra ci sono io. Buona fortuna a tutti. La luce è verde! Il fulmine colpisce ancora. What? Ecco un'altra auto per...
sei il vincitore! Accidenti! Un nuovo progetto! Becker, mostragli cosa hai vinto! Voglio la massima velocità in questa sfida, tesoro. Sì. Qui si parla soprattutto di tempi di giro. Teneteli bassi e la folla vi adorerà, come ai vecchi tempi, no? Vediamo! Via, ragazzi e ragazze! Affrontare le qualificazioni per un gran premio, Jack.
oltre alla posizione in classifica, devi guadagnare una medaglia d'oro in ogni gara di qualificazione per poter partecipare a un gran premio. Fate largo, ragazzi! Stanno entrando i gemelli della velocità! Sembra che neanche i migliori in pista possano fermarci, Razor? Ah, bentornati al Bloody Hook. Se continuiamo a incontrarci così, la gente inizierà a parlare. Non sei il mio tipo. Anche se ti vesti stranamente bene, hai una certa quantità di sex appeal. Abbiamo scoperto la piccola scommessa del tuo capo con Crew, Razor. Miso non vincerà, non importa quanti piloti ha pagato per correre contro di noi. Oh, sì. Miso mi ha detto di riferirvi che ama la competizione e non vede l'ora che si corra alla prossima gara. Ovviamente lui è molto più onesto di me. Siamo in diretta dall'evento valido per le qualificazioni al Gran Premio Coppa Blu. Quella di oggi dovrebbe essere una grande gara. Tenete i bambini a casa da scuola e fategliela guardare. Questo è un recupero della cella energetica, Jak. Recupera una cella e portala alla base per guadagnare punti. Più ne riporti e più il tuo punteggio aumenta. Ma non dimenticare che devi anche impedire agli altri di fare lo stesso. Vince la squadra che totalizza più punti. Thank you.
po' di dolore. Questa è la mia pista. Abbiamo vinto! Mi serve una chiave inglese. Cos'è? Quella. Quella? No, quella. Lo sapevo. Sicuramente ne sai di auto, Kira. So usare gli attrezzi, ma non hai ancora visto niente, Jack. Oh, guarda. I meccanici stanno assemblando i loro giocattolini. Così potrò distruggerli. È una festa privata, Razor. Naturalmente. Sono venuto solo a dirti che torno in pista. E solo per te, Jack. Vogliono tutti che ci affrontiamo. E quando sarà finita, la città certo non ti rimpiangerà. Si lamenteranno solo dei soldi che perderanno scommettendo su di te. Che ne dici di un cofano nuovo? Un bell'aspetto e una buona velocità portano sempre alla vittoria. Il mio vecchio diceva che questa è una delle piste peggiori. E se lo diceva lui, deve essere vero. Secondo me sarei a pezzi entro il primo giro. Quindi permettimi di darti un consiglio, perché il pubblico non sia troppo deluso. Sbanda sempre, sempre durante le curve, o ti trasformerai in un mucchio di metallo fumante in men che non si dica. Ora vai là fuori e fai urlare la folla. Buona fortuna, amici. Aspettate! Via! Velocissimo! Incidente in curva! Un giro completato!
Non dare fastidio ai campioni. Ecco i guai. L'altro giro è stato completato. K.O. Prendi questo e subisci. Presi. Questa è una gara mortale attraverso Spargus City e il Tempio. L'obiettivo principale è eliminare gli androidi. Più ne fai fuori, e meglio è. Ricordati di sfruttare le armi ogni volta che puoi. Usale o perderai. Riuscite a sentire il rombo di quei motori? Bene, andiamo! Ecco un fulmine! Buonanotte.
prenda i piedi. Guardate come risplende! Un nuovo veicolo per il vincitore! Il terreno della scogliera è pieno di sorprese. Ci sono moltissimi angoli da scoprire e modi più veloci per muoversi nell'area. Stai attento quando corri vicino allo strapiombo. Un salto sbagliato e la tua carriera è finita. Ricorda che i terreni aperti corrispondono a opportunità di acquisire e colpire bersagli. Quindi fa attenzione alle armi. Buona fortuna! Bel colpo, dolcezza! Prendi questo! Vai largo! Non hai idea di cosa l'abbia colpito. Oh, baby, deve far molto male. Prendi questo. Impazzito! Oh. Baciami il paraurti! Ottima mossa! Sei qui? La rete pensa che tu sia il telecronista del futuro. Forse è solo questione di atteggiamento, di look, del modo in cui... Siamo tornati per un'altra emozionante gara in cui sopravvivere è importante quanto vincere. Dio Pondiz, questo è il tracciato su cui tuo padre ha vinto il campionato? Beh, sì, è vero. La gente dice che era un gran pilota. Lo era. Il migliore. Fino a quando non è stato ucciso su questo tracciato qualche anno fa. È uno sport crudele, eh? Ma basta parlare del mio vecchio. Torniamo nel vivo dell'azione! Questa è una rischiosa pista.
Adoro un pilota che sa sparare. Se hai armi, usale. In questa gara contano le eliminazioni. Quindi non fermarti mai. Cerca i tuoi bersagli e non trasformarti in un bersaglio per qualcun altro. Se vedi un'occasione, coglila al volo. Ma aspetta il momento giusto per sparare. Vai e falli a pezzi. Una gara di velocità, Jak. Solo i più veloci sopravvivono. Vai a tavoletta e usa quanti più turbo puoi. Non rallentare o ti ritroverai in fondo al gruppo in un attimo. Partiamo! La gara è partita! Attenzione! Torno a rudere!
Rialzati! Questa è la mia pista! Trofeo in bacheca. Questa è una rischiosa pista ghiacciata. La trazione può dare i numeri là fuori, quindi sta attento. Non perdere la calma o questa pista ti ucciderà. Attento alle traiettorie e usa i turbo per correggere un'entrata sbagliata in curva. Ok, Jak, congela i tuoi avversari. Andate!
una qualificazione per un gran premio, Jack. Devi vincere una medaglia d'oro in ogni gara di qualificazione per poter partecipare al grande evento. Cosa vuoi, Packer? Sono venuto per dirvi di guardarvi alle spalle. Voglio solo dire che nella mia posizione mi capita di sentire molti commenti fuori onda. E allora muovi il becco, Packer. Ok, ok. Sembra che l'organizzazione di gara gestita da Miso si sia messa a pilotare i risultati. Voi ragazzi siete gli unici fuori dal giro e questo a loro non piace. Quando sei avvelenato ti comporti in modo strano. Ti dirò una cosa, Pennuto. Nessuno è a conoscenza del veleno e vorremmo mantenere il segreto. Oh, naturalmente. Potete fidarvi di me. Vi terrò al corrente. Benvenuti a un altro evento valido per le qualificazioni al Gran Premio Coppa Blu. Preparatevi per l'azione più frenetica. Bene, pronti a partire? Scherzare con me. Questo
Questo è per te. Abbiamo tettucci in quantità! Becker, mostragli cosa hai vinto! Questa è una corsa per le strade di Spargus City. Cerca i salti per aggiungere velocità e tieni d'occhio le scorciatoie. Ci saranno moltissimi ostacoli in pista, perciò sta attento e cerca di evitare le collisioni. Vai, Jack! E i piloti sono su... È una partenza pulita! Andiamo, dai! Cosa fa Jack? Un altro pilota eliminato! L'eroe vince di nuovo! Fagli vedere quel nuovo accessorio! È bello essere di nuovo a Haven City, vero?
In questa gara conta la velocità, quindi tieni il motore al massimo e gli occhi sulla pista. Pensi di poterti misurare con me? Pronti? Via! Pronto a correre! Partenza perfetta! I'll be right back. Ok, I'm back. Via ragazzi e ragazze! Levati di torno! Thank you.
stai impazzendo? Fatto, amico. Qui si parla più di uccidere che di guidare. È il mio genere di corsa. Elimina più piloti che puoi se punti al primo posto. Non mostrare pietà e la folla ti adorerà. Andiamo! È una partenza pulita!
Pista d'asfalto. Baciami il paraurti. Questa è la mia pista. Attenzione! La vittoria è mia! Ehi, amico! Che ne dici di un set di ruote nuove? Bene, Jak, sei pronto per il Gran Premio Coppa Blu? Fa attenzione, Resor è famoso per le sue azioni fulminee e per i suoi imbrogli. Non stupirti se userà qualche nuovo trucco. Stavolta sarò in pista con voi, ragazzi. Ci penso io. Ce la farò con Resor. Questa gara è troppo importante per noi. Non preoccupatevi di me, so cavarmela da sola. Bene, bene, ragazzi. Siamo in diretta per vedere la registrazione segreta di un messaggio che ci è stato recapitato questa mattina. Ebbene sì, proviene dal misterioso signore del crimine, Miso in persona. Bene. Finalmente quel verme esce dalla tana. Salute, amanti delle corse. La vostra perseveranza questa stagione è stata sorprendente. Gru vi ha mandato in una missione suicida. Sono pronto a perdonarvi, a dimenticare e a risparmiare le vostre vite, se vi ritirate subito. Non possiamo mollare. Non abbiamo scelta. Sei pazzo? Il più pericoloso criminale al mondo ti offre un accordo e tu rifiuti? Ma cosa vi ha fatto, Gru? Ragazzi, è una cosa incredibile. Non so se mi senti, Miso, ma i tuoi giorni sono contati. Vinceremo, a costo di morire. Eccoci, appassionati di corse. Questo è un evento di Gran Premio e i piloti sono schierati alla griglia di partenza. Pronti? Via! Sto arrivando! Il muro. No! Ah!
Ecco un piccolo regalo. No! Chiamate un dottore! Collisione! La prima prova è finita! Preparatevi per un'altra eccitante prova di Gran Premio! Semaforo verde! Un altro giro.
altro giro completato. Bel colpo. Questo lascerà il segno. Un'altra prova di Gran Premio è archiviata e gli liberatori rischiano di andare in rosso. Questa è l'ultima prova del Gran Premio. Razor sembra un po' rigido. Se perde, sono sicuro che il suo capo sarà molto deluso. Ed ecco, semaforo verde! Molto male. Arrivederci e grazie. Amici, è tutti contro tutti! Stiamo assistendo a una grande gara oggi. Signori, Jak ha battuto Razor.
Scommetto che questo gli rovinerà la giornata. Jak, volevo solamente ringraziarti. Io... Lascia stare. Ed eccolo, signore e signori, il pilota che ha sconfitto il leggendario Razor. Come ti senti essere ancora in vita? Voglio solo vincere il campionato, poi ne parleremo. Perché sei così poco loquace con i media, Jak? Sei la nuova grande stella. Il campionato sembra proprio nelle tue mani. Naturalmente, le stelle possono anche cadere. Va bene, sono pronta a partire. Mostrerò come volare! Altro giro di danze al fresco, eh? Mantieni il sangue freddo, o ti farai molto male. Questa pista dei predoni è piena di sorprese, quindi tieni gli occhi aperti e il dito sul grilletto. Spara per primo. E se qualcuno avesse qualcosa da ridire, spara di nuovo. Signori, accendete i motori! Aspettate! Via! Ho un problema. Non posso sparare! Non riesco a sparare! Ci sono dei problemi. Ci sono alcuni problemi. Ehi! Dovresti guardare un'occhiata al tuo veicolo prima di ogni gara, altrimenti qualcuno potrebbe giocarti un brutto tiro. Togli di torno il rudere! Sentite come urla la folla! Adesso sono nei guai.
po' di dolore. Poteva andare meglio. Ricominciamo, amico. Liz, dobbiamo parlare. Abbiamo analizzato il mezzo di Jak dopo il sabotaggio. L'esplosivo usato è dello stesso tipo di quello che ha ucciso tuo padre. Non so di cosa state parlando. Ma non capisci? Le stesse persone che ci vogliono morti hanno ucciso anche tuo padre. Così il sindacato ha fatto fuori il mio vecchio. Non mi sorprende. Era arrogante e odioso, comunque. Sono persone molto pericolose. Se sai qualcosa... Ciò che so è che gli ascolti quest'anno sono alle stelle e che la situazione migliorerà con l'avvicinarsi del termine della stagione. È tutto qui. Ti importa solo questo? È tutto ciò che ho. Ora, se permettete, sono atteso davanti alle telecamere. Le gare mortali sono un vero toccasana per una ragazza. Questa attraversa il tempio precursore e scommetto che ci sarà molta più azione di quanta non ne abbiano vista quei ruderi da molto tempo a questa parte. Diamoci dentro. Signori, accendete i motori! La gara è partita! Questo è per Damas.
certo, Jack! In questo evento il traffico è molto intenso, quindi agisci con cautela. I veicoli in più sulle strade rendono questa pista molto pericolosa. Fa attenzione alle curve e ai testa a testa. Qualsiasi incidente ti ruberebbe tempo prezioso. Senti? Pronti? Via! Questo è subito.
pensare o levati dai piedi. Così pensi di avere il fegato per correre su queste corsie? Può diventare una pista davvero difficile, quindi vedi di stare attento. Le sbandate saranno l'unica tecnica possibile per non perdere velocità in curva. Tutti amiamo la velocità, è la linfa di questo sport. E adesso vediamo cosa sai fare, pivello. Appunto, Jack! In questo evento il traffico è molto intenso, quindi agisci con cautela. I veicoli in più sulle strade rendono questa pista molto pericolosa. Fa attenzione alle curve e ai testa a testa. Qualsiasi incidente ti ruberebbe tempo prezioso. Andiamo, signore uccelli! Luce verde, partenza! Senti questo? No! Bacia il muro. Spostati! Fare.
altro fallimento. Così pensi di avere il fegato per correre su queste colline? Allora! Bene, andiamo! Così pensi di avere il fegato per correre su queste corsie? Ah, può diventare una pista davvero difficile, quindi vedi di stare attento. Le sbandate saranno l'unica tecnica possibile per non perdere velocità in curva. Tutti amiamo la velocità, è la linfa di questo sport. E adesso vediamo cosa sai fare, pivello. Incredibile, vero Blitzman? Signori, si gareggia tutti contro tutti! Ah, mi stanno colpendo!
mai visto nulla del genere. Così pensi di avere il fegato per correre su queste corsie? Ah, può diventare una pista davvero difficile, quindi vedi di stare attento. Le sbandate saranno l'unica tecnica possibile per non perdere velocità in curva. Tutti amiamo la velocità, è la linfa di questo sport. E adesso vediamo cosa sai fare, pivello. Che incidente! Ti piace il fuoco?
giro finito. Non dare fastidio ai campioni. No! Questa battaglia sarà vinta da chi dimostrerà di saper mantenere il sangue freddo. Pensa prima con la testa e poi con le armi. Quando c'è troppa folla, usa i turbo per liberarti la strada. Renditi un bersaglio difficile e ne uscirai in testa. Ok. Attenzione! Deve fare male. Levati di torno. Un altro per me. Affrontare le qualificazioni per un gran premio, Jack. Oltre alla posizione in classifica, devi guadagnare una medaglia d'oro in ogni gara di qualificazione per poter partecipare a un gran premio. Qui Duty Blitz, che vi presenta un evento valido per le qualificazioni al Gran Premio Coppa Gialla. La gara di oggi sarà frenetica e feroce. Allacciate le cinture. Ed ecco, semaforo verde.
già, deve fare molto male. Abbiamo vinto! Ecco un altro rally glaciale per tenerti in allenamento. Per padroneggiare questo percorso, memorizza dove sono posizionati i bloccatempo, dietro tutti gli angoli ciechi. Le pause extra ti consentiranno di completare il rally in minor tempo. Chi conquisterà la vittoria finale? Aspettate! Via!
Semaforo verde! Pronti a volare? Andate! Bene, andiamo! Partenza perfetta!
sì, ho battuto i migliori. Guarda quelle favolose ruote che hai appena vinto. Questo è un emozionante recupero della cella energetica. In questo evento il gioco di squadra è fondamentale, quindi fa attenzione ai tuoi compagni e tienili al riparo. La squadra che collabora meglio vince. Non mi puoi far male. Attenzione, Dex! Non importa. Wow! Questo è per Damas. Grazie ancora per avermi aiutato, Jack. Non saremmo qui se non fosse per te. Ah, Rain, riguardo a tuo padre, Crew, è tutto. Rain, c'è qualcosa che devo dirti. Salve, appassionati dell'alta velocità. Stiamo per rivelarvi una notizia bomba. Il vostro presentatore ha scoperto dei documenti che dimostrano che Jack ha causato la morte di Crew. Cosa? Jack lo ha lasciato morire in una terribile esplosione. Quanto sei senza cuore. Non è andata così. Rain, non avevo scelta. Ho detto a Jack che avrebbe dovuto confessare. Gliel'ho ripetuto più volte. Lo sapevate tutti, vero? Ah, cosa c'è di meglio? Beh, ora vi lasciamo soli a discutere della situazione. La parola Greaser è per uno spot. Mi spiace, ragazzi, ma questo è il mondo dello spettacolo. Chi sei?
Tuo padre non era una brava persona. Ha ucciso molta gente. E pensi che Miso sia migliore? Se perdiamo il campionato, l'intera città ne pagherà le conseguenze. Ah, non potete capire. Lasciatemi da sola. Vincerò senza di voi se necessario. Sono abituata a fare tutto da sola. Ehi, amico, questo è un evento all'ora di punta di graffiti. Ciò significa che ci sarà molto traffico lungo il percorso e molte possibilità di incidenti. Tieni gli occhi bene aperti. Occhio a come imbocchi le curve e fai attenzione ai veicoli più lenti. Ehi,